travolgente, rivoluzionaria, che ci presenta un Paolo vulcanico, diceva Pepe Romano. Egli ha un tempo, una personalità, gli parlava di una personalità vulcanica, parlava di un uomo che vive la vibrante passione per l'Evangelo e il dolore per quello che è accaduto in questa comunità di Galazia. E allora il primo contesto che dobbiamo sapere è il contesto, diciamo, del territorio. A cosa fa riferimento la parola Galazia e la parola Galati che viene evocata nel contesto della lettera? Dobbiamo sapere che abbiamo due ipotesi di interpretazione del territorio a cui Paolo scrive. Girate la pagina, pagina 2. La prima ipotesi sarebbe il territorio che Paolo evangelizza nel corso del suo secondo viaggio missionario, Atti capitolo 16, e dunque questo territorio evangelizzato, praticamente il secondo viaggio missionario avviene tra il 50-53, all'inizio degli anni 50 Paolo evangelizza questo territorio, queste comunità accolgono il Vangelo, Paolo poi assicura una continuità di queste evangelizzazioni in questo territorio, mettendo dei catechisti che evangelizzano questo territorio. Questo territorio però è caratterizzato da persone che vivono in alcuni villaggi, in alcuni centri. Abbiamo individuato pure tre città: Ancira, l'attuale Ankara, Tavium e Pessinum, tre città che sono collocate nel cuore della provincia, della regione dell'Anatolia. Chi è mai stato in Turchia, ricordate, l'Anatolia al centro della Turchia. Dunque Paolo avrebbe evangelizzato queste comunità nel secondo viaggio missionario, e dopo sono successe delle problematiche, delle difficoltà. Questi cristiani, questi credenti battezzati sono stati raggiunti poi da predicatori provenienti da Gerusalemme, quindi dal contesto giudaico, che hanno in qualche modo, virgolette, imposto, hanno suggerito per diventare salvi in Cristo che dovevano questi cristiani non ebrai, non provenienti dal mondo ebraico, dovevano osservare la legge ebraica. Questo è un po' il punto, ma non perché la legge dovesse essere osservata per rispetto, ma per la salvezza. Questa è la questione che dovete ricordare. Quindi il punto non è se la legge è buona o non è buona, vedremo poi che sono più bianchini meglio spiegherà di me. Il punto è se la legge salva o non salva. Quindi il problema non è etico, il problema è soteriologico, cioè il problema è se ci collochiamo dentro l'idea che io mi aggrappo alla legge e mi salvo, come mi aggrappo a un salvagente e mi salvo, quindi mi salvo aggrappandomi al salvagente, oppure io mi lascio salvare da Dio. Come si chiama questo con una parola, questo lasciarmi salvare da Dio? Pronto? Come l'ha chiamata Paolo questo lasciarmi salvare, questa opera con cui Dio mi salva? Giustificare. Vedo che siete svegli, mi fa piacere. Questo, cioè, il punto fondamentale allora è, come vedete per la prima volta, che Paolo deve affrontare un tema delicatissimo, che prima non aveva affrontato in questo modo, pur riflettendo in maniera profonda sul tema della salvezza, ma qui Paolo si trova di fronte a questa questione. Quindi Paolo affronta questo tema e deve essere costretto a rispondere alla situazione che i Galati stanno vivendo. C'è una seconda ipotesi che voleva che la Galazia non fosse al centro della Turchia, ma fosse a sud della Turchia, quindi le città che comprendevano quelle regioni dove c'erano le città come Iconio, Derbe, Listra, che Paolo avrebbe in realtà conosciuto nel primo viaggio missionario. Attenti, quindi tra il 46 e il 49, il primo viaggio missionario. Allora a questo punto, se lui avesse evangelizzato queste comunità nel primo viaggio missionario, avrebbe potuto scrivere questa lettera ai Galati subito, e quindi la lettera ai Galati, secondo questa seconda ipotesi, sarebbe una delle prime lettere che Paolo ha scritto nella sua elaborazione. Ma questa seconda ipotesi, appunto,
è presa da alcuni autori, ma oggi non viene più seguita, viene seguita invece la prima ipotesi. Il contesto ecclesiale. Seguendo la prima ipotesi, Paolo raggiunse la regione Galata nel corso del suo secondo viaggio missionario ed ebbe la possibilità di sperimentare l'accoglienza dei credenti, anche a causa del fatto, dice lui nella lettera di Galata del capitolo 4, che ebbe una malattia e fu costretto a rimanere in questa comunità sperimentando la generosità, l'accoglienza di queste comunità. L'evangelizzazione fu molto fruttuosa, nacquero comunità fiorenti. Dal contesto epistolare di questa lettera si vede come i Galati aderiscono al battesimo, fanno una comunità, sono profondamente motivate a livello spirituale e sono consapevoli di essere figli del Padre, di entrare in quel rapporto elettivo con Dio, senza passare per la tradizione, la grande tradizione ebraica e i suoi precetti. In tal modo i Galati hanno conseguito quella libertà di spirito, sottraendosi a quella sudditanza dei falsi, per entrare in quel rapporto profondo con Dio, uscendo fuori dalla tentazione di quello che viene chiamato gli elementi del mondo e delle passioni peccaminose. Nella lettera emergono questi elementi. Cioè, la comunità di Galazia, ascoltando l'annuncio di Paolo, ha fatto un salto di qualità, si è inserita in Cristo e vive l'esperienza del Vangelo. Ora, se l'adesione al Vangelo proclamato dall'Apostolo fu entusiasta, purtroppo, come dicevo pure prima, alcuni anni dopo la comunità sperimenta una profonda crisi. Paolo passerà ancora in Galazia, in Atti 18-23, per consolare, sostenere e ribadire il Vangelo che Paolo annuncia. Paolo dunque è costretto a risolvere questo problema e non è facile ricostruire il conflitto dottrinale. Chi sono questi missionari, questi predicatori, questi agitatori giudaizzanti nelle comunità paoline? Quindi nella nota i pareri sono un po' diversi, sono stati definiti in questo modo, la nota numero 3. Giudeo-cristiani collegati con le colonne della Chiesa Madre, ma falsi fratelli intromessi, non collegati con le colonne della Chiesa Madre, ma falsi fratelli intromessi nella comunità, oppure etnico-cristiani di Antiochia, i quali dopo aver accettato la circoncisione sotto l'influsso di Pietro se ne erano fatti promotori tra le chiese paoline, oppure pagani convertiti da Paolo ma attratti da tradizioni israelitiche, oppure giudeo-cristiani palestinesi che imponevano la circoncisione, la pratica della legge per opportunismo, cioè per evitare di essere perseguitati in patria dagli zeloti, oppure missionari giudeo-cristiani che diversamente da Paolo annunciavano ai gentili un Vangelo in cui la legge portata a compimento dal Messia Gesù di Nazareth aveva ancora un suo spazio, un suo ruolo. Da queste ipotesi voi potete immaginare come non è facile ricostruire la dialettica che vive la comunità di Galazia. Certamente sono persone che vogliono imporre due o tre elementi importanti. Il primo elemento: ebraicizzare in qualche modo, dare a questi cristiani provenienti dal paganesimo una base giudaica. E questo per questi cristiani rappresentava un salto di qualità positivo, perché prendere in mano la grande tradizione ebraica era positivo. Ma Paolo lo interpreta come un rifiuto del Vangelo, come un opporsi alla dinamica, potremmo dire, del Vangelo di Paolo. Quindi Paolo è costretto a riflettere profondamente su questa riflessione. Non dimenticate che nel 49 d.C. a Gerusalemme ci fu l'assemblea di Gerusalemme, Atti capitolo 15, in cui si dibatteva proprio la questione della legge ebraica, ricordate, e come bisognava comportarsi nei riguardi della tradizione, delle norme alimentari, del rispetto del calendario ebraico, e soprattutto qual è il segno dell'ebraismo per eccellenza? Il segno dell'ebraismo qual è? La circoncisione. Questo problema della circoncisione Paolo non l'affronta all'inizio della lettera, lo affronterà verso la fine della lettera.
Vado verso la fine. La risposta contenuta nella lettera riassume la missione teologica dell'Apostolo, centrata sulla unicità del Vangelo. Ecco la parola che dovete sottolineare molto, su questa parola ci fermeremo. Del Vangelo di Gesù Cristo e sulla fede in Lui. Partendo da questo principio, Paolo affronta la riflessione sul ruolo della legge mosaica, approfondisce il senso della storia salvifica e contestualizza l'esistenza cristiana alla luce del processo di liberazione dal peccato attivato gratuitamente da Dio in Cristo, quello che noi chiamiamo la giustificazione verso la fede. Non solo l'autogiustificazione risulta inefficace, ma la condizione umana trae luce e speranza unicamente per la forza vivificante dello Spirito Santo, che conferma nel credente la sua figliolanza di Dio e la sua piena partecipazione al mistero della croce, della resurrezione di Cristo. In un clima già notevolmente provato dal dibattito alla comunità di Corinto, Paolo in questa lettera realizza una sintesi mirabile del mistero cristiano raccolto nella parola Vangelo, che sarà poi ulteriormente approfondito e sviluppato, come sapete, nella lettera ai Romani. Questa lettera può essere stata scritta in tre posti: o Efeso, siamo ad Efeso intorno alla metà degli anni 50, o in Macedonia, quindi Paolo avrebbe scritto questa lettera forse anche in Macedonia, o a Corinto stesso. Se siamo in Macedonia, a Corinto, un po' più tardi, tra il 56 e il 57. Ecco, detto questo, siccome sono già le 10:20 quasi, io mi fermerei qui, miei cari, e il professor Bianchini scrive: